Buongiorno a tutti, ben ritrovati con il nostro laboratorio di Craftwork. Oggi concluderemo i profumatori per ambiente e vi mostrerò come continuare il nostro lavoretto. Allora, prendo la mia palla di polistirolo, ecco. Ho lasciato giusto un po' di spazio per attaccare la nostra base. È una base di plastica. Avete presente i bicchieri a forma di calice per lo spumante o per lo champagne? Bene, dovete togliere la parte inferiore e attaccarla con la colla qui sotto. Una volta che avete terminato di coprire la vostra palla di polistirolo con le rose di gomma Eva, allora io prendo la colla. Qui dobbiamo comunque mettere un po' più di colla, mi raccomando. Perfetto. Mettiamo la nostra base. Facciamo attaccare un po'. Ecco. Ecco qui. Allora, la nostra palla è terminata, il nostro profumatore. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere i bastoncini che andremo poi ad inserire all'interno della bottiglia che io ho messo dentro. Vi faccio vedere. Allora, dentro il buco che noi abbiamo fatto inizialmente, vi ricordate? Ho inserito una bottiglia di vetro. Che poi inserirò in questo modo dentro, metterò il profumo con i nostri bastoncini. Allora, cosa dobbiamo fare per arricchire un pochino questo profumatore? Possiamo creare dei fiocchettini. Vi faccio vedere come. Allora, prendiamo io in questo momento a casa ho la gomma Eva glitterata bianco ghiaccio. Allora, giro dalla parte non glitterata con la penna e con un righello, vado a fare un triangolo di circa 12 centimetri. 12 per 2 centimetri, facciamo così. Ok, vado ad unire due punti con le forbici, vado a ritagliare il mio rettangolo. Allora, circa 12 centimetri di lunghezza, di larghezza 2 centimetri. Allora, che cosa devo fare? Lo divido a metà in due parti uguali e con la penna vado a creare, adesso vi faccio vedere. Una curva, un fiocco. Così e vado a ritagliare. Ancora.
questo modo. Deve avere questa forma. Poi che cosa devo fare? Prendo bastoncino, metto la colla al centro, così. Bastoncino al centro, in questo modo. Guardate un po'. Metto la colla dietro e poi vado a piegare le due estremità, così. Uno e due. Schiacciate bene con le dita. Togliete la colla in eccesso, così. Poi che dobbiamo fare? Dobbiamo ritagliare una striscia, dico un pochino, di quasi 7-8 mm, diciamo così, 7-8 mm, 7-8 mm per 8 centimetri, poi non importa, andiamo a ritagliare la parte in più. La togliamo e andiamo a piegarla qui. Ok? Però iniziamo da dietro, si vede? In questo modo. Mettiamo la colla. Questa è la parte di dietro. Mettiamo un po' di colla avanti. In questo modo. Tensione alla colla. Poi possiamo tagliare un po'. Tagliamo questa strisciolina in due parti uguali, così. Questo modo, tagliamo anche un po' sotto. Ecco il nostro fiocco. Per arricchirlo un po' e richiamare anche il dorato che noi abbiamo, possiamo, se a voi piace, mettere due cuoricini dello stesso colore. Prendete sempre un po' di colla. Ok. Un cuoricino da questa parte. Un cuoricino, vediamo la dimensione,
dall'altra parte. Ecco il nostro bastoncino. Se volete tagliare ancora un pochino la parte inferiore, potete farlo tranquillamente. Io ne ho creati diversi. Se volete, potete anche mettere cuoricini senza il fiocchettino. Allora, abbiamo quasi concluso. Io prendo il profumatore che abbiamo realizzato. Ok, guardate. E posso mettere tranquillamente i nostri bastoncini. Ne bastano comunque tre. Possiamo mettere due bastoncini soltanto con il cuoricino. Ecco. Potete mettere anche un altro col fiocchettino per cuoricino, come a voi piace. Il nostro profumatore per ambienti è terminato. Spero che vi piaccia, vi potete sbizzarrire con i colori che si adattano di più al vostro salone, alla vostra cucina. Dipende dove dovete mettere il vostro profumatore. Spero che vi piaccia, vi mando un grosso bacione. Ci vediamo come sempre venerdì alle 16:30 su piattaforma Jitsi Meet, stanza Centro Anziani Craftwork. Eccolo. Un bacione a tutti, grazie. Buona giornata.